tale diritti ai lavoratori sfruttando il lavoro minorile, le pago 10. Le rivendo in Italia e in Italia le rivendo sul mercato a 100. Ci faccio un sacco di soldi, ma c'è un problema. Se le pago 10 e le rivendo a 100, sulla differenza 100 meno 10 ci devo pagare le tasse. Partire dall'IVA, che è l'imposta sul valore aggiunto, le tasse sui profitti, eccetera. Allora io sono furbissimo, che cosa faccio? Le scarpe le faccio fare in Cina a 10 e le rivendo a una mia filiale, fantoccio, di comodo, alle isole Cayman, sempre a 10. La filiale alle isole Cayman le prende a 10 e le rivende alla mia filiale in Italia a 100. Io in Italia le compro a 100, le rivendo a 100, 100 meno 100, 0, non ho fatto profitti, non devo pagare le tasse. Tutti i profitti sono adesso nelle isole Cayman, nelle isole Cayman non ci sono tasse sui profitti. Guarda che bello, non ho nessuna tassa da pagare. Sono ancora più furbo perché sono davvero un genio. Che cosa faccio? La mia filiale alle isole Cayman le vende alla mia succursale in Italia a 105 e io poi le rivendo sul mercato a 100. Ho pagato 105, le rivendo a 100, sono andato in perdita. Che sfortuna, sono andato in perdita, per fortuna posso accedere a tutti i sussidi, alla cassa integrazione, a tutte le misure che lo Stato mette a disposizione delle aziende in perdita. Come le mette a disposizione lo Stato queste risorse? Tramite le tasse che paghiamo tutti noi. Quindi non solo evado le tasse, ma prendo anche a prendere a piene mani dalle tasse dei cittadini. Se sono un operaio, un insegnante, un dipendente pubblico, non mi posso registrare alle Cayman perché ho la trattenuta fiscale direttamente in busta paga. Quindi chi è in posizione di forza può tranquillamente utilizzare questi meccanismi, ma ancora più semplice, su un qualunque prodotto per cui il marchio è importante, il famoso logo da bibite, bevande, automobili, detersivi, profumi, pensate tutti i prodotti della vostra vita che hanno un marchio che è riconoscibile. Semplicissimo, registro questo marchio nella mia solita impresa alle isole Cayman. Da quel momento qualunque bibita, automobile, vestito, detersivo, profumo vendo sul mercato, la ditta, la filiale che lo vende deve pagare il copyright, la C, i diritti di registrazione a chi detiene il marchio. Chi detiene il marchio guarda un po' una filiale alle isole Cayman, che vuol dire che ogni prodotto che vendo c'è un trasferimento automatico di profitti nel paradiso fiscale. In questo momento, ti devo fare un nome, tanto lo fanno tutti, ma in questo momento molti dei governi europei sono, diciamo così, un po' arrabbiati con Google, perché Google, il motore di ricerca che utilizziamo tutti, è registrato in Irlanda per tutta l'Europa e dice poi Google Italia, Google Francia, Google Germania sono solo filiali della casa madre irlandese, quindi tutti i profitti vengono fatti in Irlanda, quindi le tasse le pago in Irlanda. Guarda caso, in Irlanda le tasse sono al 12%, in Italia sono al 35% sui profitti, ma Google, come la Microsoft, come qualunque altra impresa vi venga in mente, e come questo ci sono mille trucchetti. Allora si dice, ma sono mille trucchetti, appunto, come facciamo? Come per la tassa sulle transazioni finanziarie? C'è una proposta relativamente semplice, se ne sta discutendo da 10 anni e non si riesce ad andare avanti. Questa proposta è di introdurre l'obbligo di una rendicontazione paese per paese di tutti i dati contabili. Oggi le imprese multinazionali possono presentare dei bilanci aggregati, un'impresa presenta il bilancio Europa. Se presento il bilancio Europa, se il 99% delle mie attività produttive e lavorative è in Italia, ma il 99% delle mie attività finanziarie a Monte Carlo, Liechtenstein o chi batte la pesca, non si riesce a vedere. Se le imprese dovessero pubblicare un bilancio, ce li hanno già questi dati, qualunque impresa ovviamente ha già i dati suddivisi per filiale, se dovessero essere resi pubblici, sarebbe la singola misura di maggiore efficacia, non solo contro l'evasione fiscale, ma pensate al riciclaggio dei capitali mafiosi. Io in ogni giurisdizione vado a vedere che fatturato ho fatto, i flussi finanziari, quanto ho pagato i lavoratori, quanto ho venduto, quante tasse ho pagato, eccetera, eccetera. Questa idea di una rendicontazione paese per paese, appunto, se ne discute da 10 anni, come per la tassa sulle transazioni finanziarie, come per molte altre. Il famoso 99% di Occupy Wall Street è che, da un lato, quell'1% che sfrutta questi meccanismi sa benissimo come farli e è molto forte nello spiegare le sue ragioni, dall'altro, tutti noi che subiamo le conseguenze, molto spesso non lo sappiamo. Allora l'idea di fondo è prima informarsi, poi arrabbiarsi, per dire con un eufemismo, e poi provare ad agire, a cambiare le cose anche a livello politico.